buongiorno e la ringrazio infinitamente per averci aperto il Museo Piaggio. Presidente, lei è un uomo Piaggio da sempre, prima ingegnere, poi dirigente e ora presidente del Museo Piaggio. Una domanda personale, iniziamo dal personale. Cosa le ha dato la Piaggio e invece cosa le ha tolto? Intanto grazie per essere venuti a visitarci e per l'interesse che mostrate per questo museo, per cosa noi abbiamo il piacere e l'onore di esporre. Sì, io sono un piaggista dall'inizio del 1972, quindi sono tanti anni, ora sono un pensionato, ma sempre legato all'azienda come consulente e come presidente di questa fondazione. Io amo dire che per me la Piaggio è stata la mamma, l'amante e ora un po' mia figlia. E una vita intrecciata con le vicissitudini e la storia di questa azienda negli ultimi 50 anni. Diciamo che la sento un po' mia, anche se non sono azionista, anche perché ho contribuito a fare tante cose. Sono stato una monoazienda, ma non monocultura, perché con questa azienda ho fatto di tutto: attività amministrative, strategie, gestione operativa di società. Sono stato quasi 27 anni all'estero, sono stato prima in Giappone, in India, in Cina, dove ho contribuito all'espansione internazionale della Piaggio con i miei progetti. Quindi devo dire che per me è stata una grande occasione di affermazione professionale, una grande passione. Cosa mi ha tolto? Mi ha tolto, io devo dire che poco. Mi ha tolto un po' della mia vita privata, un po' dell'affetto della mia famiglia, che è stata costretta per lungo tempo a vedermi una volta ogni tanto, ma devo dire che è andato tutto bene. Poi tutto sommato, quando mi lamentavo perché dicevo questa vita, eccetera, poi mi sono reso conto che era quella che mi piaceva. Ho fatto tutto quello che ho fatto con grande passione e con grande amore. In questo splendido museo di 5.000 metri quadri, è il più grande d'Italia e forse d'Europa. Cosa rappresenta? Rappresenta una splendida storia, una passione, dei bei ricordi o c'è anche altro? Ma c'è sicuramente molto altro. Questo museo nasce in un contesto di un accordo siglato negli anni 90, nel 94 esattamente, tra la Piaggio e il Comune di Pontedera, la provincia di Pisa, che ha visto nascere la Fondazione Piaggio. E la Fondazione Piaggio, tra i primi obiettivi, ha avuto quello di costruire questo museo. È un museo che vuole testimoniare che impresa, cultura e territorio possono coesistere, avere delle sinergie. E lo fa attraverso la valorizzazione della storia dell'azienda, del territorio e di tutte le persone che ci hanno lavorato. Noi siamo consci che le aziende non diventano grandi per miracolo, ma ci vogliono imprenditori illuminati, ci vogliono progettisti geniali e tante persone di un territorio colto, perché noi viviamo in Toscana un territorio colto, che hanno dato un grande contributo di scienza, di cultura, di intelligenza, di creatività allo sviluppo e alla nascita del mito che questa azienda rappresenta. Quindi questo è un museo che ha l'obiettivo di essere non un luogo della memoria, ma un posto dove si trasmettono valori ed emozioni. E noi lo facciamo non solamente attraverso l'esposizione di questi bellissimi veicoli. Qua siamo nella sala Vespa, poi abbiamo la sala Ape e ciclomotori, la sala delle moto, ma anche con delle mostre. In questo momento ospitiamo la mostra dedicata ai 75 anni della Vespa, attraverso concerti, convegni nel nostro auditorium, che vi invito a visitare, che è anche quello molto bello, attraverso pubblicazioni scientifiche, attraverso corsi, programmi didattici per i bambini. Sono tutte attività che fanno sì che il visitatore che viene qua si trova avvolto in uno spirito di cultura, di creatività e di genialità, e quindi vive il museo come un'entità moderna, diciamo, ricca di stimoli e ricca di emozioni. Quindi questo, secondo noi, è il museo nell'accezione più moderna. Queste strutture che sono dell'inizio del Novecento e tutto quello che noi facciamo. Senta, in questo momento storico è più importante un buon archivista o un social media marketing? Ma una domanda, diciamo, difficile. Verrebbe quasi quasi da dire un social media manager, ma io no, dico un archivista. Ma perché?
perché il cuore di tutto quello che noi facciamo è rappresentato dal nostro archivio storico. È lì che noi abbiamo tutto il DNA di questa azienda, dal quale ci ispiriamo per qualsiasi cosa che facciamo. Un bravo archivista va coltivato negli anni, è un patrimonio, un asset di questa fondazione. Un bravo social media manager si può trovare, e al limite se non funziona si cambia, l'archivista è difficile. Quale futuro vede lei con la sua visione, appunto mi ha detto, ha una grande esperienza, ha girato il mondo, per i musei in genere, dopo questa pandemia? Cioè, un po' mi ha risposto già a quella prima domanda, cioè i musei devono restare una testimonianza di un passato glorioso o devono evolversi? Come secondo lei? Ma io in parte l'ho già risposto, sì, perché io non credo ai musei luogo della memoria e basta, musei statici nei quali si vanno a vedere delle cose meravigliose, però che non danno un contributo attivo e proattivo a cambiare degli eventi. Io vedo un museo sempre più di stimolo all'evoluzione delle giovani generazioni. Quindi andando a visitare un museo non deve essere solo per i vecchi turisti giapponesi che vengono a vedere, deve essere per i giovani anche nostri che attraverso il museo capiscono tante cose e programmano le proprie attività sulla base degli stimoli che hanno ricevuto. Questo è importante. È anche perché il motivo per il quale il museo deve essere sempre più moderno, non solamente come proposte, ma anche come media, come metodi di approcciare una gioventù che oggi, diciamo, acquisisce emozioni non solamente attraverso gli occhi, ma attraverso la musica, attraverso il coinvolgimento in tante cose. E senta, in questi giorni è stato firmato il famoso recovery plan, sempre più green, sempre più elettrico. Il futuro della moto, quanto sarà elettrico secondo lei? Molto, devo dire molto, va nella logica delle cose. Se mi domanda quanto tempo ci vorrà, questo non ve lo so dire, specialmente non parlando a livello nazionale, a livello mondiale, perché avere una rete diciamo in grado di ricaricare tutti questi veicoli ci vorrà del tempo. Devo dire che io mi aspetto anche una riflessione dei nostri legislatori su quelli che sono i costi energetici e, diciamo, dell'elettrico, perché troppo spesso c'è un'illusione che con l'elettrico si risolvano tutti i problemi. L'elettrico può dare un grosso contributo se utilizzato con intelligenza, ma dobbiamo sempre considerare che poi l'energia elettrica va prodotta. Se noi la produciamo in maniera ecologica, bene, se invece la produciamo bruciando carbone siamo alle solite, e poi c'è da risolvere il famoso problema dello smaltimento delle batterie. Quindi, diciamo, problematiche che sicuramente verranno superate, ci vorrà del tempo, quindi questo frenerà un pochettino il boom dell'elettrico che tutti ci aspettiamo, ma è una cosa inevitabile sicuramente. Io la ringrazio infinitamente. Prego. Per non solo l'intervista, ma l'infinità di stimoli che lei dà al mondo, a tutti quelli che arrivano qua. Perché, come ha detto lei, questo non è un luogo della memoria basta, ma è un luogo di stimoli. Assolutamente. Pregno di una serie di piccole colori, emozioni che ma si esprimono. Un visitatore che viene qua, ora in questo momento purtroppo ne vengono pochi, che siamo noi che li contingentiamo, e può vedere una mostra, ma poco altro. Pensi che normalmente un visitatore che veniva, vedeva una mostra, poteva assistere a una conferenza, tutto in contemporanea, fare delle lezioni. Quindi venendo qui veniva travolto da una serie di eventi, però tutti con una logica concatenata. Questo che dava la sensazione di essere in un posto speciale, un tempio di creatività.